Domenica 2 settembre 2018, stadio Caracciolo Carafa, Rolando Conte di Minturno. L'attesa è finita, è stata un'estate lunga senza calcio, ma finalmente ci ritroviamo, amici di Telegolfo. Studio ancora in possesso palla, largo a sinistra per Martino, che mette in mezzo il colpo di testa di Petrillo. Conclusione centrale parata da Ristic. Leonardo di testa ancora per l'inserimento di Franco. Salito Franco con la palla sul secondo palo, il colpo di testa, proprio il numero 3 del Pontinia, va col mancino. Costanzi la traversa a difesa della prima metà campo, palla in 6 in mezzo da Martini, il colpo di testa, palla in mezzo con il destro, Martino la spizza, diventa buona. Attenzione però, il pallone diventa qui buono per Coia, salta Perillo, finisce sul fondo. Noli riesce a toccare per Martino, che gira bene per Petrillo, controllato da Dell'Isola. Petrillo! Lisciano alle spalle delle difese. Il rinvio però sbagliato di Perillo, diventa buona la palla per il pallonetto di Peressini. Arriva il gol che sblocca la partita al 66esimo. Un errore da parte di Perillo, che ha rimesso corto e male il pallone in gioco. È diventato buono per lo scatto di Peressini, che andrà a segnare con un pallonetto preciso il gol che sblocca la parità. Peressini e l'1-0 per il Pontinia. Sponda la palla sul secondo palo, a vuoto Perillo, a vuoto anche Vanzari. Di testa Cenerelli, la sponda, ripeto, per Leonardo, il tiro non... Palla dentro, finisce giù il giocatore del Suglio, la palla in area, protesta i giocatori del Suglio, l'arbitro però non fischia. Sì, diciamo che per essere sportivi io sono una persona molto onesta, quindi una partita da pareggio che noi abbiamo concretizzato bene nel, diciamo, disimpegno, magari sul rinvio errato. È stato bravo l'attaccante Coia a leggere il passaggio e mettere in condizione i Peressini, che, diciamo, c'ha talento lui, come ha fatto un bel gol. Però diciamo la partita è stata dura, perché, ma non ambientali nel senso fuori, io parlo ambientali perché il campo era difficile, perché come avete visto stamattina ha piovuto pure parecchio, però diciamo che ha retto pure abbastanza bene, ma diciamo che siamo contenti perché partiamo col piede giusto. Sì, un po' di tutto. Diciamo che andiamo per ordine. Diciamo che il nostro primo campionato l'abbiamo vinto ieri con il Caracciolo Carafa, Rolando Conto, che abbiamo sistemato sul rush finale, abbiamo sistemato il campo. Per cui bisogna dire che i ragazzi paradossalmente erano un po' svantaggiati, perché il campo l'abbiamo assaggiato proprio oggi con la partita. Detto questo, poi c'è l'aspetto della partita, quella giocata, dove hai detto bene tu. Siamo scesi un pochino sulla parte finale, un po' di nervosismo perché volevamo forzare troppo la palla, volevamo andare subito a fare la profondità. È dettata dal fatto che comunque è inutile negarlo che siamo un po' in ritardo, soprattutto con qualche giocatore tipo Mastroianni, che è addirittura arrivato oggi.